Carico per tutti, ragazzi, eccoci qua in un altro video dove continuiamo con i nostri mazzi. Con i nostri mazzi, ovviamente, quali? Del paladino, perché noi, ragazzi, portiamo solo paladino in confronto a tutti gli altri. Gente noiosa che porta tutti i mazzi, noi invece portiamo un unico mazzo che si definisce, ragazzi, il paladino. E ovviamente portiamo il Big Paladin, mazzo che mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Mazzo veramente forte, che veramente vi consiglio. Quindi direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito a, diciamo, duellare, perché il mazzo è basato sulle carte a duello. Quindi, ragazzi, iniziamo subito. Ok, avversaria abbiamo Jaina Mareferio. Ok, non so effettivamente com'è il nostro, diciamo che non so come il matchup. Diciamo che è, penso, un pelino più difficile. Non so se darmi redenzione, penso che la toglierò. Voglio cercare di trovare duello. Vargoth è buono. Vabbè, ci abbiamo ancora ci sono tenuti redenzione. Va bene comunque. Ok, la mano direi che non è male. Duello sicuramente sarebbe stato il top. E facciamo il nostro salve e direi di passarci. Abbiamo il nostro redenzione. Direi di aspettare a utilizzarla. Perché magari possiamo giocare altre carte come High Raid, la Wave of Up. Dai, un sacco di carte. Quindi aspettiamo. Lui ha giocato studi primordiali, va benissimo, giochiamo il nostro potere e almeno da poter fare un po' di danno. E quando sarà l'occasione giusta giocheremo anche Redenzione, che nello spot giusto può farci veramente vincere, come abbiamo visto nello scorso video. Ok, 4-5, va bene. Il 4-5, ah ragazzi, ottimo, ottimo, veramente ottimo duello, è una carta veramente importante. Penso che giocherò adesso. Non so se effettivamente giocare adesso Redenzione, perché lui c'ha quelle mostre là. Se non mi gioca nient'altro sarebbe uno spreco, però secondo me dobbiamo giocarla, tanto penso che me lo tradi. Non gioco nessuna, non gioco ancora il potere, perché volendo io turno 5, anzi turno dopo faccio coin e sperando che me lo tradi. Ok, va bene. Ovviamente Colosso da Luna ce l'abbiamo sempre in mano, perché mai averci nel deck. Ok, direi che va bene. Ok, ragazzi, io penso che farò assolutamente coin e duello. Voglio cercare di trovare un ottimo lui. Va bene, muore, peccato per il segreto, benvenuto. Beh, però abbiamo il nostro. Abbiamo il nostro 7-7. Gliel'abbiamo distrutto, è un peccato. Avrei voluto che mi rimanesse in vita, così se me l'avessi distrutto lui sarebbe tornato in vita. Così non è stato. Però comunque abbiamo fatto, direi, un ottimo turno. E anche volendo, se lui muore, nel caso ci ritorna in vita. Anche volendo, lui però deve attaccare e poi usare potere eroe per poterci tradare. O deve usare altre carte magie, come magari la 5 mana fa 5 danni, quella morto forte. Adesso vediamo. Abbiamo anche turno dopo faremo, come si chiama questa carta? Com'è che si chiama? Incursione aerea, per comunque tenere botta i prossimi turni. Lui va a faccia, va bene, me la ucciderà sicuramente. Potrei anche effettivamente giocare. Ok, me la trada, però torna in vita, mi spiace per lui, quindi lui 7 danni se li prende tutti in faccia. Lui si vedrà 7 danni in faccia. Attenzione, abbiamo un altro duello, quindi ragazzi, non ce lo facciamo ripetere 2 volte. Vediamo cosa ci esce. Ci esce il colosso da discarica. Ottimo. Ottimo, il colosso della discarica. E gli tradiamo il 4-3. Avrei voluto che non uscisse lui, perché adesso c'è il rischio che lo possa pescare. Turno dopo faremo Arcimago Vargoth, per poi fare un turno di doppia cerimonia di laurea e svuotarci il deck e poi aver finito i nostri territori da doppiaggio. Ok, vediamo lui cosa fa. Ok, gioca, fa un turno forte, va benissimo. Ok, va bene. Turno direi niente male, ci siamo pescati sfortunatamente il Colosso della Luna che non volevo. Ci giochiamo lui e Magia Temera, ci giochiamo questo e ci dà anche un'altra di lui, perché Vargoth ci dà l'altra magia, quindi ottimo, abbiamo due. Adesso, se non ci rimuove il servitore, è top, perché ci sono rimasti effettivamente solo 2 servitori nel mazzo, e se finiamo la nostra Wombo Combo abbiamo perso. Non abbiamo neanche Dono della Luminosità per poter sdoppiare. Ovviamente. Ok, ovviamente riesce a tradarcelo, perché farà di tutto per tradarlo, perché non può effettivamente. Però, diciamo che così usa rimozioni. Ok, fa anche Potere Roe, ovviamente. E noi turno dopo andiamo di cerimonia di laurea. L'unica carta che possiamo usare, che
Ok, consacrazione non ci serve. Andiamo di cerimonia di laurea. Se esce il nostro protodrago, va benissimo. Adesso ci serve solo dono della luminosità, perché così possiamo sdoppiarli e avere value. Perché dobbiamo comunque accelerare i tempi, se no lui ci frega subito. Dobbiamo anche cercare di girare attorno a Reno e non buttare troppa roba in campo, perché sennò siamo finiti. Cos'è che fa lui? Ok, missile dell'involuzione, sicuramente molto forte. 4-7, 4-6, 5-5. Ok, di sicuro perlomeno sta sopra il suo, non so neanche. Vede battaglia 6 cristalli di mana, non so perché FG, non l'avevo neanche mai vista. Ok, sicuramente metterà lui che morirà con un colpo. Va bene, ok, non siamo più, non siamo in una be così bella, diciamo, situazione. Perché abbiamo anche finito i servitori nel mazzo, e quindi, diciamo, siamo un po' così così. Ok, ha ragione di pescare. Diciamo così, potremmo fare un martello cerimoniale e usare la nostra consacrazione, che sicuramente eliminiamo uno dei due. Lei muore pure. Com'era? Pecchiamo due, facciamo il value trade. E siamo riusciti, diciamo, a recuperare un altro turno. Turno dopo. Adesso qua è difficile. Non abbiamo che tante carte da giocare. Turalio non è un ciccione che sdoppio, fa altro, quindi. Ok, vediamo cosa fa. Gioca Zephyrs, cosa può usare con due mana? Shadow War Dead sicuramente capiterà tra quelle, magari quella che infligge un danno, o se no che altro, quello che fa potrebbe magari che aumenta danni magici, sicuramente. Due mana cosa fa? Due mana fa potere sul 4-4, ma fa due danni però mi pare. Ok, fa, ok, gioca quello, gioca diciamo interessante. Ok, noi abbiamo assolutamente bisogno di rimuovere lui. Non volevo bruciarmi lui perché l'unico che ho ancora. Quindi vediamo cosa posso fare. Potremmo fare ondata di apatia. Ok, ci giochiamo anche incursione aerea. Giochiamo potere, non le giochiamo tutte e due perché non voglio sfruttare tutte le mie risorse. Direi di fermarci così. Ok, va bene. Turno dopo giocherò il Colosso della Luna, perché siamo nello spot giusto, comunque non ci sta mettendo pressione, quindi comunque è un bel ciccione che lui si deve affrontare. Va bene, gioca Maligos. È un Highland, quindi comunque non dovrebbe avere più di tante rimozioni, se ha già giocato Alestrasa. Anzi, l'abbiamo distrutto, quindi buono. Adesso vediamo anche il Colosso della Luna, però per il Colosso della Luna vorrei aspettare Dono della Luminosità in modo da poterlo perlomeno sdoppiare. Anche se sicuramente lui è buono da sdoppiare, però. Voglio aspettare. Ok, usa potere e riesce come tutti i turni a tradarci tutto quanto. Forte lui, mi dai un Dono della Luminosità, mi dai qualcosa, non mi danno nulla. E noi ci giochiamo il nostro gigante della Luna. Vediamo se riusciamo a sfruttare. Abbiamo finito. Ok, ha usato la pecora, ovviamente. Lui ha trovato metamorfosi, ovviamente. Noi abbiamo un'altra consacrazione. Quindi, se riusciamo, gli devo assolutamente tradare Isera, perché potrebbe essere effettivamente un problema. Giriamo questi due. Dobbiamo solamente giocare quality. Distrugge lui. Giocare le pedine. E passare, non penso che giocherò ancora. Passiamo, teniamoci le pedine. Non riesco neanche a trovare lo spot giusto per giocare benedizione dei Fargialuce. Vediamo cosa fa lui. Potremmo effettivamente, magari in questo mazzo, aggiungere qualche pezzo in più, qualche pezzo più grosso per avere più risorse. Abbiamo ancora, no, ci siamo, abbiamo ancora una cerimonia di laurea. Quindi, comunque, potremmo ancora. Ok, vediamo. Prima magia, infligge danni, ovviamente fortissima. Infligge 9 danni, falli. Oh, attenzione, veramente forte. A nostro vantaggio, ovviamente. Ottimo. Alleati elementari, infligge 4 danni. Aspetta, cos'è che fa? Infligge 4 danni? No, non l'ho visto, non l'ho visto. Ok. Ah, io vado prima faccia. E mi gioco. Spero che non sia quello che mi sdoppia, se non è finita. Ci
giochiamo il 7-7 e speriamo vada come vada. Non abbiamo più servitori, se avessimo dovuto andare all'università potremmo perlomeno sdoppiarlo. Ovviamente, ovviamente. E ancora, ovviamente, gioca Reno, era rimasto solo lui. E ovviamente questo c'è il dono dell'università. Perfetto. Ci giochiamo lui. Stoppiamo lui. Avevo potuto dare furto vitale, ho sbagliato. Gli diamo, va bene, anche furto vitale. Glielo diamo adesso, non cambia nulla. Non vado faccia e passiamo. Abbiamo finito le risorse nel mazzo. Abbiamo. Cosa hai dato? Difesa? Oh, c'è una quest? Bisogna secondo attacca due volte con il tuo aereo completamente magia e sfregio nella tua mano. Ok, abbiamo ancora Turalio, però non può effettivamente servirci così tanto. Lui comunque di carte ne ha giocate un bel po', devo dire. Ne ha 10. No, beh, ancora 10 carte nel mazzo. Le nostre altre 10 carte sono solo carte di mantenere controllo, quindi. Vediamo, vediamo cosa fa. Comunque abbiamo qui due. Non abbiamo molto in campo, quindi comunque abbiamo roba che lui può rimuovere molto facilmente. Quindi vediamo. Potremmo effettivamente pensare di aggiungere qualche altro servitore in più che ci dia magari risorse. Perché magari sono adesso sono 3, 4, 5, 6. Abbiamo solo effettivamente 6. Ok, ovviamente infligge 6 danni. Iserei ha dato quella più forte. Perché non poteva non dargli la carta più forte. No, non ho gioco. Vado faccia. E passiamo. Senti, lanci una Spiro Stereo in faccia. A me fa piacere. Ovviamente la fai sul mio servitore. Veramente fortissimo. Sei rimasto Turalio. L'unico che può magari in qualche modo, non so come, darci soddisfazioni in qualche modo. Abbiamo giocato tutto quanto. Ci ha giocato Reno, appena abbiamo giocato il gigante colossale, ma non potevamo fare altro. Vediamo lui cosa fa. Di Terry, che beh, è difficile. Non è difficile, vedete che ci propone il nostro avversario. Vediamo lui, c'ha la quest. Boh, non so che carte altre abbia rimasto. Comunque, Alestrasi, Zera, Reno, si è giocati entrambi i Reni. Giocate già alle tre leggendarie. Cavolo, questo mazzo è pieno di leggendarie. Cioè, un botto. Ho giocato praticamente tutte le carte, quindi non so effettivamente cosa posso fare. Potremmo pensare magari di togliere una benedizione del Forgiamoce, perché effettivamente due sono tante, però. E togliere e mettere qualcos'altro invece, tipo Tyrion. Io Tyrion non lo odio, non lo voglio nel mazzo assolutamente. Tyrion è l'unico che non voglio. Magari potrò mettere l'8 mana 3-2, che ma anche quello non mi fa impazzire. Attenzione, lui non gioca nulla, davvero. È la nostra occasione, forse. Ovviamente non lo è. Andiamo ovviamente faccia e passiamo. Non posso fare nient'altro. Se lui non gioca, meglio per noi. Ottimo, ci dà a noi un buff. Forse, ragazzi, in qualche modo riusciamo a vincere, incredibile. Potremmo definire un miracolo se vinciamo. Penso che magari giocherò anche consacrazione adesso che lui non sta facendo nulla. O perlomeno se mi desse un buff qualcosa, riuscirei a cerimonia anche. Ok, giochiamo subito a cerimonia. E ragazzi, vinciamo la partita! Non si sa come, ragazzi, si è reso di fronte alla potenza. Sicuramente aveva finito tutte le carte. È un'ottima cosa che lui si sia reso. Quindi, pari come per tutti, ragazzi, ci vediamo ovviamente nel prossimo video. Ciao!